Benvenuti. Oggi vedremo la prima parte di un documentario in due puntate, una miniserie, come si dice in gergo, che racconta una delle storie più famose di tutti i tempi. È una miniserie di produzione francese dedicata alle guerre persiane. In particolare nella prima puntata vedremo la battaglia di Maratona, in cui gli opliti ateniesi sconfissero l'esercito persiano mandato dal gran re Dario a sottomettere la Grecia. È una storia famosissima ancora oggi, anche perché i greci stessi ci hanno investito enormemente. La vittoria nelle guerre persiane sembrava confermare che i greci avevano ragione a dire: noi siamo l'unico popolo civile e tutti gli altri sono barbari. Noi siamo gli unici esseri razionali. Tutti gli altri sono bestie più che uomini. E soprattutto, noi siamo gli unici uomini liberi. E abbiamo difeso la nostra libertà con la punta della lancia, mentre tutti gli altri popoli per natura sono schiavi. Basta vederli come si inginocchiano e picchiano la fronte per terra davanti al trono del gran re. Poi naturalmente questa cosa autorizzava anche i greci a tenerli in schiavitù, gli altri popoli. A tenere schiavi barbari in casa, nelle miniere, nei campi, con la coscienza tranquilla, perché tanto quelli appunto erano nati per essere schiavi. Così però ci allontaniamo non dal nostro tema, ma dal nostro documentario, dove di schiavi non se ne vedono. Il fatto che Atene fosse una grande potenza schiavistica e che la città pullulava di schiavi, qui non si immagina neanche. Perché il fatto è che i greci sono i buoni e noi stiamo dalla loro parte. È sempre stato così. Maratona è sempre stata raccontata come una grande, fortunata vittoria. Da quando nell'Ottocento uno storico inglese, Edward Creasy, inventò un genere letterario fortunatissimo, pubblicando un libro che si intitolava Le 15 battaglie decisive del mondo, da Maratona a Waterloo, ovvero come i greci e gli inglesi hanno sempre salvato l'Europa. Nel nome di Atene! Il nostro documentario in realtà lo fa uno sforzo per vedere le cose, come dire, un po' dall'alto, per non schierarsi troppo sfacciatamente con i greci. Così per esempio il gran re Serse, figlio di Dario, che è sempre raffigurato come un bieco tiranno, mezzo paranoico, e qui invece è un giovanotto sportivo, simpatico. Il problema però è che non si riesce mai a essere veramente equidistanti. Noi parteggiamo per i greci, non c'è niente da fare. E quindi i persiani sono rappresentati in realtà secondo un cliché. Conquistatori tronfi, soddisfatti, pieni di arie. Il nostro obiettivo è Atene. Guarda le truppe scelte. Meritano il nome di immortali. L'impero persiano in realtà era così civile che nella Bibbia il fondatore dell'impero persiano, Ciro il Grande, è paragonato al Messia. Ecco, qui non viene certo fuori. Invece i civilissimi greci ammazzano gli ambasciatori del re buttandoli giù da un dirupo e questo passa tranquillamente. Senza chiedersi se magari agli occhi dei persiani non sarà sembrata una cosa un po' barbara. Ma è inutile, il punto di vista dei persiani qua non c'è veramente. Pensare che già allora, subito dopo la fine delle guerre persiane, Eschilo ad Atene è stato capace di scrivere una tragedia, I Persiani appunto, in cui racconta tutta la storia dal punto di vista degli sconfitti. Ma quelli erano i greci e avevano una marcia in più. Buona visione. We'll be right back.
Fondato nel VI secolo avanti Cristo, l'impero persiano domina il Medio Oriente. Nel 499 Mileto, detta anticamente Miletos, sottomessa ai persiani, si ribella. L'insurrezione si estende alle altre città della regione della Ionia. Gli insorti chiedono aiuto ai greci, ancora liberi ma divisi. Due città, Atene ed Eretria, aiutano i ribelli a minacciare Sardi, capitale dell'importante satrapia di Lidia. I miei vestiti. Oh, grande Dario, come posso accontentare il re dei re? Uscite da questa sala! Chiama a raccolta i tuoi uomini e andate via. Che cosa ti tormenta, figlio mio? I demoni hanno invaso i miei sogni. Questa notte ho avuto un incubo. I greci schiacciavano il nostro esercito. Ecco che succede quando si beve troppo vino. Il vino fa sciogliere la lingua e rende più loquaci, ma può anche far delirare. Guarda il nostro palazzo, la grandezza di Persepoli costruita per stupire il mondo. Ammira il nostro impero sconfinato. La potenza dei suoi eserciti fa tremare i popoli dal terrore. Dario il Grande è l'erede dell'impero persiano, formato da una trentina di regni orientali. Il dovere del re dei re è di consolidare le frontiere e portare avanti l'espansione. Le spedizioni persiane hanno permesso all'impero di svilupparsi con potere, forza e autorità fino a 6 milioni di chilometri quadrati, dall'attuale Iran fino a gran parte del Medio Oriente. La maggior parte dei popoli sottomessi accetta il giogo della dominazione persiana. Se accettano di pagare le tasse, saranno liberi di conservare la loro cultura, la religione e le loro istituzioni. Per Dario, la presa di Sardi da parte dei greci della Ionia e dei loro alleati merita una punizione esemplare. Mileto, la città in cui l'insurrezione ha avuto origine, è la prima tappa della sua vendetta.
Dario assedia la città per terra e per mare. Mileto, perla della civiltà greca, è in ginocchio. La sua popolazione viene ridotta in schiavitù. La disgrazia che colpisce i milesi affligge l'intera Grecia. Dario si vendica dell'umiliazione subita a Sardi. Adesso rivolge la sua attenzione alle città che hanno aiutato gli Ioni. Eretria, ma soprattutto Atene. Atene non può immaginare che una spedizione punitiva sia alle porte. Che mi sia portato del vino alla cannella e anche dei dolci al miele. Temistocle! Temistocle! Guarda! Cerca di stare più attento a quello che fai. Prego, siediti. Amico mio, hai forse dimenticato le buone maniere? Oh, Temistocle, chiedo scusa. Piuttosto ho dimenticato di restare sobrio. Oggi sei il re del banchetto. Perciò ti ordino di servire subito i nostri amici. Questo sì che è parlare. Salute, o Temistocle. Celebriamo la nostra gloria futura. È quello che spero anch'io. Alla vostra salute! Alla tua salute! Perché non ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia che possedesse un carro con 4 cavalli? Temistocle non nasce da una famiglia prestigiosa di Atene. Plutarco lo definisce disagiato, ma probabilmente esagera. Suo padre Neocle è quasi certamente un commerciante, perciò Temistocle non appartiene alla ricca aristocrazia terriera e non ha quindi le stesse possibilità di un benestante. Sin dall'infanzia si distingue per la sua intelligenza. Secondo Plutarco, uno dei suoi precettori, gli avrebbe detto: «Tu, ragazzo mio, non sarai mai un uomo mediocre, diventerai un uomo profondamente buono o troppo cattivo». Promosso stratego e ammirato da tutti, Temistocle si gusta gli onori. Trovo Atene più bella che mai. Non mi stanco di contemplarla. Altre città sono più famose, ma è ad Atene che sono nato e dove il dovere mi chiama. Niente mi rende più fiero. Qualche anno fa, una serata d'ebbrezza mi è costata la stima dei genitori. Una sera mio padre fu molto duro. Mi giudicò corrotto dal vizio, accusandomi di aver gettato l'intera famiglia nel disonore e nella vergogna. Mia madre invano difendeva quell'eccesso di gioventù. Non ci fu niente da fare. Mio padre mi rinnegò e allo stesso tempo mi diseredò. Ero assetato di gloria ed ero pieno di progetti. Mi dedicai alla politica e agli affari pubblici, facendone la mia passione. I miei preziosi consigli erano molto richiesti e arbitravo i conflitti fra i cittadini con grande successo, ottenendo una buona reputazione. Mi ascoltavano. Il mio destino era nelle mie mani. Il regime politico unico di Atene è stato un trampolino per Temistocle. Ha 15 anni quando nella sua città nasce la democrazia. Ogni cittadino può partecipare alla vita politica. In realtà solo i più abbienti possono ricoprire le funzioni più alte, come quella di arconte o stratega. Il loro potere dipende dal carisma o dalla capacità di convincere i concittadini. Temistocle coglie questa opportunità. Secondo lo storico Tucidide, è estremamente dotato, vivace e intuitivo, capace di risolvere ogni problema. Ha una grande capacità d'espressione e di improvvisazione. Ateniesi! Abbiamo il preciso dovere, come cittadini e come soldati, di essere sempre pronti
a difendere la nostra città e preservare tutti i valori sui quali è stata fondata. È mio dovere formare questi giovani opliti all'arte militare. Insegnare loro che la disciplina è la più importante fra le virtù. Se fossimo spartani saremmo già tutti militari veterani, avvezzi ai doveri dell'obbedienza sin dalla più tenera età. Ci addestreremmo senza sosta, ispirati da una visione eroica del fato, che dipinge la morte in guerra come la più nobile delle morti. Ma gli ateniesi sono differenti. Impegnatevi affinché le nostre falangi diventino dei muri impenetrabili per il nemico. La coesione deve essere il nostro punto di forza. Restando uniti come un solo uomo, piegheremo anche la più grande delle armate e sconfiggeremo il nemico con le nostre lance. Sono abbastanza persuasivo. Lo spero. Dalla mia attitudine al comando dipende la grandezza del mio destino. Perseguirò questo obiettivo anche se dispongo solo di un pugno di cittadini. Non sono esattamente un esercito di professionisti. Ma come non rispettare questi uomini che si preoccupano da soli della loro forma fisica e si armano a loro spese? L'importante è che sappiano impugnare le armi quando la minaccia sarà prossima. Attenti! Di certo dobbiamo impegnarci e lavorare ancora molto. Dovrete sottostare tutti alla disciplina. Non dobbiamo agire individualmente. Dobbiamo essere uniti. È in gioco la salvaguardia della nostra libertà e non possiamo fallire. Questi giovani ateniesi sembrano tenere al bene comune, ma faticano a perseguirlo. Ritengono che obbedire agli ordini collettivamente minacci la libertà individuale. Ma ad Atene non elogiamo forse il potenziale del singolo. E in fondo questo è giusto. Guarda chi arriva. Milziade lo stratega. Oh, Temistocle, ti stai perdendo in fantasie. Milziade è uno stratega, uno dei 10 generali che comandano le forze ateniesi. Aristocratico ed esperto condottiero, è particolarmente apprezzato e stimato. Al contrario di molti ateniesi, conosce i persiani. In passato ha combattuto sotto le insegne dell'esercito di Re Dario. Qualche anno prima ha amministrato una provincia sottomessa ai persiani. Un'esperienza che si rivelerà molto utile, poiché conosce il loro modo di combattere. Ma le forze ateniesi sembrano molto esigue di fronte all'immenso esercito di Dario. Per resistere ad un'invasione, i greci devono appianare i dissidi interni e allearsi. Come possono Milziade e Atene convincere gli altri greci a unirsi a loro in battaglia? La Grecia è composta da oltre 100 città in lotta tra loro, ma condividono lingua e religione. Di fronte ad un nemico comune, possono allearsi contro la minaccia. Da quando sei stato esiliato presso la corte di Dario, la vita ti sorride, Ippia. Quale onore per te beneficiare della benevolenza del grande re Dario. Sono molto grato al re dei re per avermi accordato la sua protezione. Lo sai che gli ateniesi sono stati ingiusti con me. Dario considera la sorte di Atene una questione personale. I nemici di Atene sono suoi amici. Non temere. Noi ti aiuteremo a riprendere il posto che ti spetta di diritto. Io non dimentico mai niente. Mio fratello ucciso. I miei possedimenti perduti. Non ho più la mia famiglia. Ho perso tutto. Ho rischiato perfino di essere assassinato. Quasi tutti i miei amici si sono schierati contro di me e mi hanno voltato le spalle. Smetti di compiangerti, Ippia. Presto la fortuna girerà anche per te.
Forse non rammenti di aver raggiunto la più grande potenza esistente al mondo, quella governata dal re di tutte le terre. Chi mai potrebbe resistere alla nostra forza? Dario scatena la guerra per sottomettere l'intera Grecia. Sulla terraferma, i persiani si impadroniscono di numerose città greche, una dopo l'altra. Dopo le coste della Ionia, vengono sottomesse la sponda europea dell'Ellesponto, il Chersoneso e la Tracia. Gli ambasciatori domandano terra e acqua in segno di sudditanza. Le città greche si sottomettono fino alla Macedonia. Il generale Dati viene ben consigliato da Ippia, un greco al servizio di un persiano. Una situazione paradossale, ma che ha un senso guardando indietro nella storia. Cosa c'è? Fermi! Lasciatemi! Lasciatemi! Ippia è l'ultimo tiranno di Atene, erede di un potere ottenuto con la forza e portato all'eccesso. Il suo allontanamento segna la fine di un periodo di 49 anni di tirannia. Stanchi delle esecuzioni arbitrarie, gli ateniesi, aiutati dagli spartani, hanno difeso la loro libertà. Il popolo assume il controllo e viene instaurato un nuovo regime. La democrazia. Avremo bisogno del tuo aiuto per sottomettere Atene. I benefattori del nostro re sono sempre ricompensati per i servizi resi. Ascolta, lascia che ti illustri il mio piano per sconfiggere gli ateniesi. Ippia consiglia al generale Dati di approfittare della superiorità navale persiana. Dovrà imbarcare il più alto numero possibile di cavalieri, arcieri e lanciatori di giavellotti. I greci sanno combattere solo a piedi e corpo a corpo e sono rallentati dal peso delle loro armature. Bersagliati da una pioggia di frecce e dispersi dalla cavalleria, non resisterebbero a lungo. Gli ateniesi non hanno l'esperienza militare degli spartani. Ippia è prezioso per la riuscita dei nostri piani in Grecia. Alcune città greche ancora lo appoggiano, nonostante l'esilio. Anche ad Atene ha dei sostenitori, che ne rimpiangono la guida e che ci apriranno di sicuro le porte quando assedieremo la città. Finalmente annienteremo quei miserabili ateniesi. Dario segue i consigli di Ippia. Cerca quindi di distinguersi in mare. 600 navi portano a bordo i migliori guerrieri persiani e 50.000 soldati venuti dai quattro angoli dell'impero. Quanto vigore. Ricordi me quando avevo la tua età. Vieni, figlio mio. Ora dobbiamo parlare. Grande re, vi porto notizia dal vostro esercito. Ti ascolto. La vostra flotta e i vostri soldati si apprestano a sottomettere le isole della Grecia. Puoi andare. Il grande re ha rinforzato le sue posizioni sulla terraferma e ora dà prova della sua autorità sul mare. Ben presto, quasi tutto il mare Egeo verrà conquistato. Le isole greche cadono una dopo l'altra in mano ai persiani. Come puoi fidarti di Ippia? Quell'uomo è un traditore. È stato capace di tradire il suo stesso popolo. Potrebbe farlo anche con noi. Il suo odio verso gli ateniesi è la nostra migliore garanzia. La buona riuscita del mio piano d'attacco dipenderà dal luogo in cui ci consiglierà di sbarcare. Che significa?
Se ci indicherà il luogo giusto per lo sbarco, otterremo la vittoria con l'aiuto di Ahura Mazda. L'Asia intera si arma e marcia agli ordini del grande re dei re. L'ondata di soldati persiani travolge chiunque e Atene vede la minaccia incombere. Fate silenzio. Sta per parlare Milziade. Ascoltiamolo. L'esercito persiano sta minacciando di devastare la nostra città. Loro vorrebbero fare di noi degli schiavi. Dobbiamo proteggere Atene dal nemico a tutti i costi, andando ad affrontarlo ai confini del nostro territorio. Non dobbiamo permettere ai persiani di invadere la nostra città. Perché non possiamo accettare la proposta fatta da Dario? Dario chiede sempre acqua e terra, ma noi conserveremmo la nostra identità e le nostre istituzioni. Sì, ma accettando perderemo la nostra libertà. Siete pronti a piegarvi sotto il giogo persiano? Vorreste consegnare la città dei nostri antenati? Oh, Milziade! Ho tanta paura che tu ci condurrai verso la sconfitta! Ho deciso. Mi affido a Milziade, dando torto a coloro che sono sconvolti dal terrore al punto di dimenticare i nostri valori. Possiamo tenere testa ai persiani. Temistocle, vieni con noi. Chiediamo l'aiuto degli dei. Dobbiamo offrire sacrifici ad Atena. Preferisco allenarmi e restare al ginnasio. Chi resta con me? Entusiasmato dalle proposte di Milziade, mi alleno senza sosta, convinto che non ci sia scelta fra libertà e schiavitù. Ed è alla libertà e alla sovranità del popolo che sono devoto. Poco importa se dovremo combattere per difenderla, purché il combattimento sia glorioso. Io mi domando, come mai uno come te possa sentirsi così motivato a difendere Atene e le sue leggi? Tua madre non è neanche nata nella nostra città. Per gli dei, rimpiangerai le tue parole. Risparmiate le vostre forze per quando dovremo difenderci dai persiani. Spergiuro! Che ne hai fatto del tuo giuramento? Rispetterò le sacre armi. Non abbandonerò mai il compagno al cui fianco io mi trovi schierato. Combatterò per i sacri principi. Lascerò la mia patria non più piccola, ma al contrario più grande e più forte. Obbedirò alle leggi scritte, e se qualcuno attenterà ad esse, io glielo impedirò. I persiani approdarono con la loro flotta sulle coste d'Eretria. Il settimo giorno, la città viene consegnata ai persiani. Fatta irruzione nella città, spogliarono i templi, li dettero alle fiamme, vendicando l'incendio di Sardi. Quindi, eseguendo gli ordini di Dario, ridussero in schiavitù gli abitanti. Sull'Attica, la regione di Atene, incombe la minaccia di uno sbarco. La scelta di Ippia ricade su Maratona, sulla costa, a 40 km a nord-est dalla città di Atene. È il punto più vicino ad Eretria. Ha una larga baia che può ospitare la flotta persiana. Infine, quella di Maratona è una pianura molto vasta, chiusa a sud dal monte Pentelico, quindi il luogo più propizio del territorio ateniese dove muovere la cavalleria. Bisogna conoscere bene il territorio per scegliere un simile luogo e la complicità dell'esule Ippia di sicuro gioca un ruolo determinante. Mentre a Maratona si prepara lo sbarco, a Persepoli Dario e Serse ammirano l'abilità degli immortali, la guardia personale del re, composta da soldati scelti. Dario ha inviato una parte degli immortali in appoggio del generale Date, in Grecia.
Sono tutti persiani autentici, uomini abituati ai combattimenti più duri, devoti anima e corpo al loro sovrano. Grande re. Ti ascolto. Puoi andare. Abbiamo conquistato l'isola di Nasso e la città di Eretria. Le nostre truppe si sono distinte sul campo di battaglia. È bastata soltanto la flotta. Il nostro obiettivo è Atene. Guarda le truppe scelte. Meritano il nome di immortali. Le voci amplificano gli orrori perpetrati nelle città conquistate dai persiani. Di fronte al pericolo, allarmata dai saccheggi e dagli incendi che accompagnano il passaggio dei persiani, Atene si allerta. Temistocle, Nasso ed Eretria ormai sono perdute. La peggiore delle sciagure sta per abbattersi su di noi. Devo rassicurare i miei. I persiani non asserviranno la nostra patria. Noi combatteremo strenuamente per difenderla. Senza dubbio, hai ragione a preoccuparti. Ma noi dobbiamo credere che potremo salvare la democrazia e la libertà. Sembrava impossibile che Atene potesse difendersi da sola, a meno di 10.000 opliti pronti a combattere per affrontare un nemico 4 o 5 volte più numeroso. La Persia si è già vendicata pesantemente sui greci della Ionia, che si erano ribellati attorno al 490. Molti stati greci sono troppo spaventati per fare resistenza. Atene ha un alleato nella piccola e coraggiosa città confinante, Platea. Ma soprattutto Atene spera in un aiuto da Sparta. Gli opliti di Sparta sono considerati i migliori soldati della Grecia. Sono dei veri specialisti, allenati, molto disciplinati, incredibilmente coraggiosi e spesso accompagnati da alleati leali degli stati confinanti. Di fronte alla minaccia di un'invasione straniera, Atene e Sparta potrebbero allearsi? Questo è il tema di cui vogliono parlare i cittadini durante la riunione dell'Ecclesia, ma ricevono una visita inaspettata. Dario ci ha inviato un emissario e un interprete. Ehi, Atenian, farar nakonid. Rabe shumo osibi nerezad. Ateniesi, non fuggite. Il grande re è disposto a risparmiare il paese di Apollo e di Artemide e non vuole farvi alcun male. Siamo sollevati. In effetti tremavamo tutti dalla paura. O sude shodim, as tars milardidim. Che cosa volete? As ma che mi khoi? Be farman shah amade ham ab u khak darkhast konam. Sono venuto su ordine del re per chiedervi di concederci terra e acqua. E sei davvero convinto che ve le concederemo? Non siamo schiavi, né sudditi di alcun re. و به راستی گمان میکنی که آنها را به تو خواهیم بخشید؟ ما نه برده ایم و نه زیر دست هیچ سلطانی. اما کمی آب و خاک است. Si tratta solo di terra e acqua. Volete la mia risposta? Gettate quest'uomo giù dalla rupe. Dove finiscono i condannati a morte? Quello è il posto che gli spetta. Sul fondo scorre un fiume. Laggiù c'è acqua e terra. Abbastanza per te e il tuo grande re. E l'interprete? Che facciamo con lui, Milziade? Che venga subito lapidato per aver infangato la lingua greca traducendo gli ordini di un barbaro. Abbiamo rifiutato l'ultima possibilità di evitare la battaglia. L'hanno fatto anche gli Spartani, a quanto dicono le voci. Solo Sparta e Atene osano ancora sfidare l'esercito persiano e rifiutare ostinatamente la sottomissione.
flotta di Dario sta per compiere la vendetta del grande re. Dopo la presa di Sardi, avrebbe ordinato ad uno dei suoi ufficiali di ripetergli ad ogni pasto: «Signore, ricordatevi degli ateniesi». Quando i persiani vogliono prendere un'isola, ne racchiudono gli abitanti come dentro una rete, in modo che non possano fuggire. Si tengono per mano l'un l'altro e allargano le fila percorrendo l'isola intera da nord a sud. In questo modo cacciano gli uomini. Cercatemi il miglior corridore. Qual è il tuo nome? Filippide, sono Emerodromo, è il mio mestiere. Va a dire a Sparta che gli ateniesi chiedono il loro aiuto. Attendi la loro risposta e vieni a riferirla. Mi metto in marcia. E ricorda che Atene conta su di te, Filippide. Non devi correre, ma volare. Filippide è un messaggero professionista. All'epoca era definito un emerodromo, cioè un uomo in grado di correre un giorno intero. Vuol dire che impiega 36 ore per percorrere i 240 chilometri che separano Atene da Sparta. Questo risultato ha suscitato molti dubbi fra gli sportivi contemporanei, finché un greco, Yannis Kouros, nella prima corsa fra Atene e Sparta del 1983, li ha percorsi in meno di 22 ore, invece delle 36 attribuite a Filippide. Pertanto la prestazione di Filippide è verosimile per un atleta allenato come gli emerodromi dell'epoca. Nel frattempo, il generale Dati, Ippia e le forze navali portano avanti con vigore il loro piano d'invasione. Gli storici antichi narrano di un esercito eterogeneo, rappresentativo di tutti i popoli sottomessi al grande re. Temibili cavalieri, truppe numerose e una flotta impressionante seminano il terrore. A vele spiegate, Dati e Ippia si apprestano a invadere l'Attica dalla parte di Maratona. La strategia dei persiani non è facile da ricostruire. Può darsi che si sia evoluta. Maratona dovrebbe permettere di dispiegare la cavalleria, che invece viene reimbarcata prima della battaglia. Notiamo un cambiamento di piani, forse dovuto ad un consiglio di Ippia. Sbarcando a Maratona, i persiani avrebbero attirato i soldati ateniesi a 40 chilometri dalla loro città. Avrebbero poi ripreso il mare per aggirare l'Attica e conquistare il porto di Falero a sud del centro urbano. La città sarebbe così rimasta priva di difese e i sostenitori di Ippia avrebbero aperto le porte, come ad Eretria, dove i persiani erano entrati grazie a dei traditori. La città di Platea ha accolto la nostra richiesta. I nostri fratelli greci si uniscono alla causa e ci inviano 1000 opliti. Ora dobbiamo attendere la risposta di Sparta. Signor Latano. Dategli subito dell'acqua. Riprendi fiato. Milziade, ti porto cattive notizie. Parla, Filippide. Gli Spartani hanno detto che devono rimandare il loro arrivo. Sono d'accordo nel prestarci soccorso e nell'aiutarci a difendere la Grecia dall'invasione dei barbari. Allora qual è il problema? Al mio arrivo stavano celebrando la festa di Apollo. I loro riti religiosi proibiscono severamente di combattere.
almeno fino alla prossima luna. Mancano ancora molti giorni. Non servirà a nulla lamentarci. La situazione degli ateniesi è disperata. L'unione delle città greche contro la dominazione straniera si manifesta in una forma ancora embrionale. Solo 9.000 ateniesi e 1.000 plateesi si preparano ad affrontare il più grande esercito del mondo. Cinquantamila soldati persiani, di cui 5.000 cavalieri, calpestano il suolo di Maratona e vi stabiliscono un immenso accampamento in meno di un giorno. Ti preghiamo di condurre i nostri opliti alla vittoria. Dacci un segno della tua grandezza, terrorizzando i persiani, e che i raggi della tua luce rifulgano sulle nostre spade. Sia gloria a te, o Atena! Sia gloria a te! In città non si parla che di questo. L'esercito di Dario il Grande è sbarcato. Dicono si trovi ad appena un giorno di marcia da Atene. Molti ateniesi, memori della distruzione di Mileto, del massacro e della deportazione dei suoi abitanti, in preda al terrore si rimettono agli dèi. Salvarsi dal nemico senza intervento divino sembra loro impossibile. Oh, Atena! Oh, Atena! Conduci gli opliti alla vittoria! Non sono d'accordo. Atene si trova per la prima volta nella storia di fronte al suo destino e deve combattere. Gli ateniesi hanno saputo ascoltarmi. I soldati si incamminano verso Maratona. Un pugno di uomini affronta una miriade di invasori, fermamente deciso a resistere. Dopo un giorno di cammino, tutti gli opliti ateniesi arrivano a Maratona. Ben presto sono raggiunti dai plateesi, loro fedeli alleati. Insieme puntano di bloccare l'avanzata persiana sfruttando il terreno. Inizialmente, per poter studiare il nemico, gli ateniesi si stabiliscono in una posizione difensiva, a circa 1,5 chilometri di distanza. Questo permette loro di arrestare l'avanzata persiana verso la città di Atene. Per un po' continuano a sperare, sebbene con sempre minor convinzione, che Sparta verrà in loro aiuto. Per 5 giorni, greci e persiani si trovano faccia a faccia senza che nessuno attacchi. Tutto si svolge secondo il piano ordito da Ippia: far credere agli ateniesi che il pericolo sia a Maratona e farli riunire lì. Gli ateniesi attendono ancora gli spartani e non sospettano nulla di quanto tramato alle loro spalle. Atene è vulnerabile. Il generale Dati e Ippia sono ormai pronti a passare all'azione. È tempo di ordinare alla cavalleria persiana di salpare per portare a termine il loro vero compito, impadronirsi di Atene. Milziade! Milziade! Stanotte sta succedendo qualcosa di strano. La cavalleria persiana si è reimbarcata. Va subito a chiamare gli altri strateghi. Presto, sbrigati! È un'occasione da non perdere. Corazza! Milziade consiglia di partire all'attacco senza più attendere, ma lo stato maggiore è diviso. Su 10 strateghi, 5 vogliono partire all'attacco, ma gli altri 5 ritengono impossibile, con le poche truppe a disposizione, competere con i persiani e suggeriscono di aspettare l'arrivo degli spartani. Callimaco, se mi appoggerai con il tuo voto, la nostra città sarà libera e più potente. Se soccomberemo alla potenza dei persiani, la nostra sorte sarà segnata. Se vinceremo, la nostra città diverrà la più importante della Grecia. Callimaco si è lasciato convincere. Naturalmente Milziade ha ottenuto il comando delle operazioni. È il più determinato. Ha capito che siamo isolati e non conta più sull'arrivo degli spartani. Lo preoccupa solo l'evidente sproporzione di forze in campo
e come compensare la differenza. Milziade allarga la prima linea dei soldati greci e dispone le truppe più valorose sulle ali della formazione. Dopodiché concentra le forze rimanenti, schierando al centro i soldati considerati barbari. Decide allora di rafforzare le falangi laterali, obbligando le ali nemiche a ripiegare e di attuare una manovra a tenaglia che accerchierà il cuore dell'esercito persiano, dove si trovano le truppe migliori, gli immortali. Posizionate gli arcieri e pronti a lanciare. Muoiono 6.400 persiani, 192 ateniesi e 11 platesi cadono sul campo di battaglia, ma la maggior parte delle navi persiane ci sfugge. Al numero dei nostri nemici. E le nostre gloriose gesta lasceranno per sempre un segno indelebile. Ma Atene è ancora in grave pericolo. Non possiamo abbassare le armi. Che vuoi che facciamo, Milziade? I persiani sono a meno di 10 ore di navigazione da Atene.
Noi dobbiamo precederli via terra. Ateniesi, in marcia! Nel frattempo, la flotta persiana in fuga si dirige a vele spiegate verso Atene. I persiani hanno una tale riserva di uomini che le perdite subite in battaglia sono irrilevanti e l'impegno a Maratona è insignificante. Dopo la battaglia, non abbiamo perso tempo a medicare le nostre ferite e a riposarci. Ispirati da Milziade, avanziamo come un solo uomo in marcia forzata, verso Atene. Signori, Atene ci attende. Di levare i remi immediatamente. Adesso viriamo a dritta. Atene da sola ha resistito all'invasore persiano, considerato invincibile. 2000 spartani arriveranno 2 giorni dopo, troppo tardi per la battaglia, ma in tempo per riconoscere il nostro valore. La nostra città otterrà grande prestigio dalla vittoria, che diventerà l'emblema della resistenza all'oppressione. Perché qui, a Maratona, un pugno di uomini ha appena sconfitto una moltitudine di nemici. La storia prosegue il suo corso e l'impero persiano non resterà inerte. Atene sarà in grado di affrontare ciò che l'aspetta.